Questo Cayman S monta un cambio automatico Tiptronic che non mi piace assolutamente. Trovo che sia l'unica pecca della vettura. Quindi mi viene una domanda spontanea da porgere all'ottimo Luca Spadano. Come mai hai acquistato una Porsche col cambio automatico? L'ho scelta perché volevo stare comodo. A Roma, una città caotica, piena di traffico, mi immaginavo, ecco, nell'ora di punta dover mettere la prima, la seconda. Ho detto, la prendo con il cambio automatico, cambio al volante. Chiama Luca, quello vero però. Vabbè, ma te, cioè, se mi va de corre, c'ho la Supra, c'ho il GTR, questa me la so fatta perché mi serve da andare a donne. Ah, ecco che volevi. Quando fare. C'è una donnina vicino, la mano la metti sulla coscia. Ti squilla il telefono, la donnina forse. Sì. Quindi la metti sulla coscia piuttosto che sul cambio. Certo. Senti, ma metti al bagno, Non ha capito. Mo ce lo porta a fare l'aperitivo. Mo gli dico niente, me lo carico e me lo porta a fare l'aperitivo. Così vediamo la reaction quando arrivi con il Porsche. Vatti a cambiare, mettete una camicia che si esce. Dai, andiamo a fare l'aperitivo, così ti faccio vedere sta Porsche. La vuoi provare? Sì. Ti faccio provare tutte e due le cose, sia la guida che puntini puntini. Cioè? Fidati di me. Bentornati su Officina del Pilota, io sono Matteo. Come promesso insieme a Luca Spadano, oggi vi porteremo a spasso con un Porsche Cayman S. La 987, quindi la prima versione, è del 2006, è un 3004 trazione posteriore con motore centrale, 295 cavalli. Non perdiamo assolutamente tempo, visto che la giornata è un po' caldina, andiamo subito a bordo della vettura. Tecniche, motore, cavalli, prestazioni. 3-4 boxer centrale, distribuzione dei pesi ottimale, definita da Top Gear l'alternativa alla 911 a meno della metà del prezzo. Bel sound. Scarichetto della Works. Da questa posizione sento molto il motore. Si sente. Il suono del motore. Si sente, sì. Ci abbiamo dietro alle spalle proprio. Lo sento che c'è una sottile lamierino che lo copre. Infatti d'estate fa anche un po' caldo. Come ti trovi con i Japan Racing? Bene, perché con questa Porsche ha degli offset molto particolari, molto alti, quindi per farli stare a filo c'era pochissima scelta con la foratura 5x130 che è quella della Porsche. Quindi o si va su dei cerchi costosissimi, oppure la mitica Japan Racing propone diversi modelli da 18 con offset su misura, e quindi li ho fatti stare perfettamente a filo senza l'uso dei distanziali. Poi ho montato un assetto regolabile PC Racing. Puoi regolare di tutto, altezza, compressione della molla, campanatura, rigidità, una bomba. E per finire, ovviamente, perché a me piace il sound boxer, questo scarico della Works importato dall'America. Basta. Ah, un filtro KN, aspirazione filtro KN, che quando guiderai lo sentirai, perché ogni volta che schiacci tutto, che il throttle body si apre completamente, senti proprio il fischio, dici, è anche un po' fastidioso, però è l'aspirazione diretta KN. Bello. Così dovrebbe avere sui 310-315 cavalli, perché lo scarico è completo. E lui la quarantena, sai da quanto ce l'ha? Da 15 anni. L'ultima volta che è uscito sarà stato 10 anni fa, mo' porto io, se devo porto, porto all'Esparco. Matteo! Bella sta strada. Siamo all'interno di questo magnifico Porsche Cayman S. È una tra le mie preferite. Non è vero che è la Porsche dei poveri. Vuoi provarla? Tieni. Cioè, metti il manuale e c'hai i tastini. Sì. Aperitivo, poi mette la mano sulla coscia. Non mi interessano queste cose. Io mi piace il cambio meccanico, non cioè, voglio andare a fare l'aperitivo. Poi la musica mi dà fastidio, proprio la musica, l'assembramento, la calca, quelli che bevono. Non so più dove fare queste cose.
immagino. Ho già telefonato. Tutto pronto. Ecco, 20-25 mila, ma che ci compri? Che ci compri? Ma tutta la vita il cane manesse. Che poi la Porsche dei poveri è la Boxster. Boxster si fa per dire, perché la nuova di adesso è bellissima. Dov'è che stiamo andando, Spadano? È un posto dove tu sicuro non sei mai stato. Ah. Espargo, a Maccarese. Ah. Conosci? Che è situato questo Espargo sulla spiaggia. Ah, okay. Quando ti telefono di domenica che non rispondi mai. Esatto, sto all'Espargo. Ok. C'ho il tavolo lì. Ma dai, ok. Come si chiama l'evento? One Day Aperitif. Mai sentito, no? L'ho preso una sera a una festa di un'amica mia. Ti fa così. Pam! E l'abbiamo preso tutti, eravamo tutti. 6 macchine e l'abbiamo preso tutti. Perché devi andare nei 30 km. Quel compleanno ci è costato 2-3 piotte. Hai scopato almeno? No. Secondo me con questa però bombi. Non c'avevo questa. Ah, ecco, me la sono fatta proprio per ripicca. Questa è una macchina da chiappo, quindi la mano mia destra deve stare sulla coscia della pollastra e non sul cambio. Devo dire che le perle di San Spadano. Ragazzi, detto coscia per essere politically correct. Ok, hai litigato con la maestra di inglese? Politically correct. 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 Ho detto coscia perché volevo essere politically correct. 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 L'accento importante. Detto coscia perché volevo essere politically correct. Correct. Spadano non ha fatto le elementari, anzi no, ha fatto le elementari con la maestra di francese. Ora tu mi chiederai di parlare in francese, quindi? Ma pure in italiano, insomma. Ma dove sta sto Maccarese, sto Spargo? Ci vuole una vita, arriva, ma dove mi stai a portare? Ci vuole una vita, ma vedrai. Siamo quasi arrivati, Ti sei vestito bene? E Ciccio, allora, io rimorchiavo anche col monopattino da bambino, A te qua, sulla destra, qua, sulla destra, vai. Vai, entra, cunetta e vai. Ma entri. Qui? Sì, qua, è qua. Chiuso? Come è chiuso? C'è il cancello chiuso. Ma posso entrare dentro? Ma entra dentro, ho prenotato. Ah, ok. Io su Google ho letto che eravate aperti. Ma quale aperti? Ma qui stiamo in quarantena. Ma a proposito, ma la mascherina ce l'hai oltretutto? Beh, mo questo non gli dico niente. Ma ce va a chittare un aperitivo? Non va a chittare io l'aperitivo. Sto a posto, Matteo. Si parla? Ma non va l'aperitivo? Sì, aperitivo. Ma faccio fare l'aperitivo. Grande. Lo fa a lui, c'è faccio, tavolo. Faccio tutto, tutto pronto. Ci stanno le donne? Tutto, arrivano, tutto a posto. Passiamo là e vi faccio andiamo, vedere. Andiamo, faccio andiamo, vai. Bello! Bello, eh? Che famo? Guarda, mo ve faccio fare qualcosa, ve faccio fare un bel aperitivo. Ma la gente? Ma te tranquillo, ti ho detto che mo arrivano, è presto. Tu esci alle 5, poi inizia tutta alle 9. Eh
piove. Tranquillo. Fa freddo da paura. Ma non fa freddo. Eccomi, ragazzi, dai, Eccomi. Facciamo sta aperitivo. Prima di fare aperitivo, qui mi fai una serie. No, mo te lo spiego. Qui mi fai una serie di buchi che devo montare tutti gli ombrelloni. Dopo arriva la gente. Dopo arriva la gente, l'aperitivo, tutto quello che vuoi. Ma capi, qua ti devo fare. Comincia da qui, poi ti dico io. Guarda quanto è bello il mare. Ma lo vedo il mare, guarda, guarda, è bellissimo. Le pischele, ragazzi. Guarda, già che stiamo qui, vedi tutti quei lettini? Cominciamo a mettere a posto tutto. Tu cominci a metterli distanziati un metro dall'altro. Ok, mo c'è da prendere il tavolino e la sedia, se no sta aperitivo. Ah, vabbè, andiamo, dai, va bene. Questa è la sedia, tiè, prendila, io intanto vado a prendere gli aperitivi. Va bene, ok? Grazie. Beh, questa c'è stata la sedia. A me non l'hai presa? Mo ti siedi te, dai, poi se mi siedo io. Vabbè, va per uno. Che ore so? Le 7. Pensa che sapere di non si fa, Non lo so. Vabbè, Matteo, respira, c'è stavo iodio. Questa me la paghi. La fidella? Tu tocchi? Dai. All'ultimo sangue? All'ultimo sangue, sti cazzi, scusa, Dai! Dai, zio! Sparo, disparo. Bim, bum, vai e giù. Oh, sì! Oh, sì! Non so come possa essere successo, come la sensazione che ho chiamato l'espargo di Ibiza. Però mi è sembrato che Matteo quel posto lo conoscesse. Bando alle ciance, ragazzi, l'espargo è una garanzia per l'aperitivo più bello della capitale e anche d'Italia, molto probabilmente. Io faccio il DJ lì da ben 10 anni e vi abbiamo fatto uno scherzo. Matteo non lo sa, ma io durante questa quarantena ho deciso di mettere in vendita la Porsche. Quindi, se venite sul mio Instagram, Luca Spadano, trovate il prezzo. Per tutte quelle che sono le informazioni riguardanti Officina del Pilota, le vetture, il mondo automotive, Matteo Torrisi, seguici su Instagram Officina del Pilota. Domanda. Il domandone finale. Dunque, in questa fascia di prezzo, tra i 20 e i 25 mila euro, concordi con noi di Officina del Pilota che non c'è migliore acquisto che una Porsche Cayman S? Perché ragazzi, è un'auto che fa ancora girare la testa, ti regala grandi divertimenti e grandi prestazioni e poi, ragazzi, è sempre una Porsche. Esatto, è una Porsche. Fatecelo sapere nei commenti. Commenta qui sotto. Metti pure il like, visto che ci sei. Per il gol di Torrisi. Ah, che gol che ti ho fatto. Golazzo. Potevi pararlo, che golazzo. Tu mi hai tirato quella pera cosa. Beh, io ti ho tirato per fare la parata, che ne sai. Ciao ragazzi, alla prossima.